In questi giorni di angoscia generale da coronavirus è di grande conforto per tutti sapere che all'ospedale Mazzini di Teramo esiste un reparto malattie infettive all'avanguardia nazionale con 7 camere a pressione negativa in una struttura modernissima ed efficiente. Al Mazzini appunto è ricoverata la famiglia lombarda in vacanza a Roseto con il papà per primo positivo al Covid-19 e poi la mamma e uno dei loro 2 figli. Solo la bimba di 4 anni è ancora negativa, le loro condizioni sono più che buone. Soprattutto l'uomo è praticamente guarito, a giorni effettueranno un ultimo tampone di controllo. A dirigere il reparto infettivi, così pieno di sole perché situato nell'antico sanatorio teramano, circondato da una pineta secolare, il primario Pierluigi Tarquini. Il personale tutto è tranquillo, sicuro, preparato ad ogni emergenza. Cosa succede quando arriva un sospetto contatto o un sospetto contagio al pronto soccorso dell'ospedale Mazzini di Teramo? Quando arriva al pronto soccorso loro fanno un pre-triage, quindi il paziente che denuncia di avere febbre e sintomi delle vie respiratorie viene separato dagli altri in questo tendone e avviato ad un altro percorso che si conclude poi chiamando noi. E quindi poi noi siamo pronti a intervenire facendo venire il paziente al nostro triage. In quella stanza possiamo sottoporlo anche a un RX, quindi possiamo fare il raggio al torace e scoprire se è una polmonite. Dopodiché si valuta se ricoverarlo oppure rimandarlo a casa. E viene accolto da tutte persone mascherate? Eh sì, il problema è quello, perché la persona può spaventarsi, perché noi chiaramente dobbiamo tutelarci per tutelare gli altri, quindi c'è un corredo, diciamo così, di abbigliamento che dobbiamo indossare, e vestizione e svestizione sono cose complicate, difficili, perché se si fa male ci si può contaminare. Voi eseguite anche il tampone? Certamente sì, fino ad ora ne abbiamo fatti almeno 14 che vengono inviati secondo linee guida regionali a Pescara, poi Pescara fa riferimento all'Istituto Superiore di Sanità. Nel reparto infettivi dell'ospedale di Teramo è ricoverata la famiglia lombarda che è vissuta a Roseto per qualche giorno, come stanno? Stanno benissimo, stanno molto bene, sono... La mamma, diciamo, soffre la situazione psicologicamente, il marito sta molto bene pure. Quasi guarito? Ma io penso, siccome oggi è la 7ª giornata, posso cominciare a pensare di fargli i tamponi di controllo. Poi c'è stata una gara di solidarietà dei teramani. Veramente fantastica, perché si era verificato il problema dei pannolini, sono usciti senza pannolini per la piccolina di 4 anni e non ce l'avevamo qui in ospedale, quindi io ho risposto su un social media a un amico che chiedeva se poteva fare qualcosa e da lì si è scatenata una gara di solidarietà. Ed è opinione generale che se il sistema sanitario italiano ha retto così bene a questa pandemia da coronavirus, il merito va proprio agli ospedali più piccoli, quelli di provincia come Teramo, avamposti fondamentali per trattare e arginare questa nuova malattia e in futuro anche altre simili. Quanto è importante un reparto di infettivi anche in un ospedale di provincia come quello di Teramo? Noi siamo sostanzialmente la prima barriera tra i cittadini e le malattie strane che possono arrivare di importazione. Quindi noi abbiamo fatto prima di oggi un grandissimo lavoro sugli immigrati, diciamo chi ha accolto gli immigrati, siamo stati noi, quindi abbiamo diagnosticato le tubercolosi, l'epatiti, l'HIV e abbiamo posto rimedio, abbiamo messo sotto terapia le varie persone, abbiamo ricoverati e la cittadinanza non si è accorta di nulla. Spero che la nostra opera qualcuno invece la veda, la riconosca.